L'autoritratto di Pietro Benvenuti, perché lui ne ha fatti tantissimi, questo è il suo giovanile. Poi ho fatto uno dei suoi schizzi, questo è un ragazzo, un giovane piangente, che è uno dei più famosi i suoi. E poi questo secondo me è il capolavoro in assoluto, perché? Perché è uno dei suoi disegni più belli e famosi, che è il disegno preparatorio alla Giuditta della Madonna del Conforto, quel quadro Giuditta Oloferne. E è importante perché è il suo studio. E questa Dama ed Eva, che è Fraternita, che è un altro disegno, un altro cartone molto molto famoso. E poi tutti i quartieri chiaramente fatti su vetro. È dedicata al pittore aretino Pietro Benvenuti nel 250° anniversario dalla nascita la Lancia d'Oro della 138° edizione della Giostra del Saracino. Pietro Benvenuti è stato un grande artista neoclassico che ha lasciato tracce importanti ad Arezzo, importantissima quella che abbiamo nella Cappella della Madonna del Conforto, ma anche altre importanti a Firenze e altrove. Diciamo, è stato un pittore non troppo celebrato nel passato. Negli anni 60 si è cominciato a capirne l'importanza a livello proprio di ricostruzione di un percorso culturale storico-artistico e poi la celebrazione con la grande mostra di qualche decennio fa dovuta a Lilietta Fornasari. Quindi volevamo celebrarne la ricorrenza. La Lancia d'Oro gli è dedicata ed è stata fatta in perfetto stile neoclassico dal maestro intagliatore Francesco Conti, con diciamo, il contributo importantissimo di Olimpia Bruni, che ne ha curato la parte estetica dell'impugnatura, ovviamente riferendosi e riportandosi a canoni estetici del neoclassicismo. Ci sono vetri decorati di grande rilevanza, la chicca è che è stato trovato un disegno originale a matita proprio di Pietro Benvenuti che ne decora uno dei lati. Una vera e propria struttura architettonica questa avete creato quest'anno. Grazie, è proprio così, è una struttura architettonica dove io mi sono dovuto adeguare ai lavori dell'Olimpia Bruni già fatti, già dipinti, e io mi sono basato soprattutto sulla Cappella dei Principi di Firenze, e tutto l'insieme è una cosa molto architettonica, che anch'io sono abbastanza soddisfatto del lavoro che sono riuscito a fare. Un pezzo unico che andrà ad impreziosire il museo del quartiere, che il prossimo 22 giugno riuscirà ad aggiudicarsela. Per Ubibanca la Giostra del Saracino è senso d'appartenenza, radicamento territoriale, vicinanza che trae spunto dal passato con i numerosi nostri interventi a sostegno della giostra, si conferma nel presente con appunto il sostegno a queste due edizioni del 2019 e con uno sguardo anche rivolto verso il futuro con il sostegno al Museo del Saracino. A rendere omaggio alla Giostra del Saracino anche i bimbi della scuola materna di Tregozzano, che hanno donato al comune di Arezzo delle pigotte del tutto speciali. Progetto che hanno portato avanti per sostenere UNICEF, e quindi abbiamo voluto dare rilevanza proprio per far capire che intorno alla giostra c'è tanto fervore, tanta attenzione, e è giusto dare un giusto riconoscimento anche ai bambini, a chi si in qualche modo applica per dare visibilità alla giostra nei modi più disparati. E quindi è stato sicuramente un bel momento, come quello che ha visto la presenza di tutta la magistratura schierata in Consiglio Comunale, la prima volta che questo succede, quindi cresce, la giostra cresce, e io ringrazio veramente tutti per quanto fanno per sostenere questa bellissima manifestazione.